della presentazione, buongiorno a tutti, sono Marcello Fiore, presidente della FIPE e colgo questa occasione per darvi uno spaccato che gli ristoratori fanno sempre, può essere interessante anche per chi non va al ristorante. Ovvero sia la situazione con il freddo. È andata la polizia che ha fatto freddo. Non serve un freddo dell'Ottocento. Si è detto che fino agli anni 40-50 c'erano i ghiacciai, poi sono arrivati i frigoriferi, poi sono arrivati i congelatori. La cosa migliore, ma però quando si è ancora lì, no, forse no, era qui, era lì prima. Negli anni 50 addirittura c'era un camion che scaricava il ghiaccio da mettere lì, nel bar del ristorante, e successivamente con i frigoriferi elettrici, tanti, diciamo, soprattutto qui in provincia di Pordenone, allora c'erano Rex, Zanussi, Zoppa, Sinti Marco, si è riusciti a dare a tutte le famiglie la possibilità di non fare la spesa tutti i giorni per conservare i prodotti in maniera sana e salubre. Adesso abbiamo fatto ancora un passo avanti, ovvero sia utilizzare lo strumento del freddo per sanificare alcuni prodotti. Voi sapete che c'è la moda del pesce crudo, sushi e quant'altro, ebbene il pesce crudo di per sé occhio, perché con la cottura si perdono tante cose, dei cibi, del pesce crudo ha dei problemi. Il problema del pesce di mare sono i sangue, ma anche il pesce acqua dolce, quello di rumore, perché vanno combattuti o cucinando, questo è il crudo, oppure utilizzando un processo di abbattimento rapido della temperatura, per 24 ore, temperatura inferiore a meno 20, per eliminare un parassita che si chiama Anisakis, che è pericolosissimo e che è in grado addirittura di diventare i soggetti che lo digeriscono. Pertanto, quando voi andate a comprare sempre una rete affondata, se ci fate caso, sull'etichetta, ci sta scritto che il prodotto sia sottoposto a un procedimento di sanificazione. E quella è la garanzia. Ma ci sono dei prodotti molto interessanti, che abbiamo comunicato con la questione del pesce crudo, anche lì il prodotto è stato sanificato. A casa è un pochino più difficile, perché gli orari sono molto più lunghi, dovendo perché una cosa è un professionista, quando avremo qui che si renderà questo pesce, che farà le fettine una per una, con la luce delle istruzioni, queste cose, mi sa che si può una cosa a fare questo lavoro in casa. Allora, tutta la federazione mette a disposizione di tutti voi il nostro bagaglio di conoscenze, che abbiamo acquisito con esperienza, con il Ministero della Salute, per metterli in condizione di apprezzare quello che fanno i ristoranti, di essere attenti quando si va al ristorante a dire ma questo pesce l'hai abbattuto, guardate, il pesce abbattuto è una cosa che vuol dire un po' ben diversa dal pesce congelato. E qui se volete fare alcune cose anche a casa, vi spieghiamo come si fanno. Adesso lascio la parola al dottor Belloni, con il gruppo Elettro, visto che è veramente un esperto della materia. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi parlerò in maniera molto semplice di cos'è un abbattitore di temperatura. Una macchina particolare, come il prodotto Fiore, è forse una specie di evoluzione del cosiddetto impianto frigorifero. Però appello un po' al vostro senso comune e alle vostre esperienze. Vogliamo dire che in generale gli alimenti, non è che è stato di persona,
cosiddetto abbattitore. L'abbattitore sembra una parola un po' strana, ma serve per appunto abbattere, cioè abbassare la temperatura. Per cui diminuendo la temperatura, prendiamocela come regola, gli alimenti si conservano meglio. Questo in generale, che sia della frutta, della verdura o addirittura di un prodotto preparato, la zuppa, la minestra, l'arrosto e così via. Altra cosa importantissima dell'abbattitore di temperatura è questo sistema di congelamento ultra rapido. Conoscete tutti i freezer, perché i freezer ormai sono tutte le case, ma il freezer è un apparecchio per conservare gli alimenti, cioè compro un prodotto congelato, lo metto nel freezer, lo tengo lì, si conserva bene fino al momento del consumo, ma in realtà non serve per congelare, cioè portarlo dallo stato in cui era, diciamo, di fresco al congelamento, anche perché questo processo non si fa bene, cioè è molto lento, e poi avrete notato anche nella vostra esperienza personale che se congelate un prodotto con il vostro freezer di casa o comunque anche con qualsiasi altro freezer, una volta che viene scongelato non è più tanto fresco, non è più tanto buono. Difatti le nostre esperienze ci dicono prodotto congelato uguale prodotto di seconda categoria. Perché? Perché la nostra esperienza è proprio questo. Se io metto un pezzo di carne piuttosto che qualsiasi altro alimento nel freezer, quando lo scongelo mi perde l'acqua, è sciolto, quando lo cuocio diventa secco, poco saporito e così via. Ed ecco che l'abbattitore di temperatura è una macchina professionale utilizzata nel sistema della ristorazione già da qualche anno, a livello industriale da qualche anno in più, che mi permette di invece tornano qua fra mezz'oretta per distribuire il loro. Se devo congelare qualche cosa, vado in giro per non andare a vedere, quando vado a scongelare c'è ancora preso, cioè non mi perderà lì, c'è quella, non perderà sapore, rimarrà ancora praticamente però se viene quello che pesce, non ho fiore parlato di questa moda del consumo del pesce umano, questa moda ha portato a consumi alti di pesce umano e naturalmente un'attenzione particolare a questa problematica della anisakis. Anisakis, come diceva dopo fiore, è un parassita che c'è nelle carni del pesce, se io lo ingerisco perché consumo del pesce crudo, io posso creare veramente grossi danni alle mie mucose intestinali e lo stomaco. Per cui bisogna stare molto attenti a consumare il pesce crudo e tutto il pesce crudo che ad oggi, cioè la normativa diretta proprio a questo aspetto, deve essere bonificato come accennavo. Bonificato cosa vuol dire? Che il pesce crudo, se lo devo consumare crudo, devo portarlo a meno 20 gradi per almeno 24 ore, perché questo parassita viene annientato. A questo punto però mi dico, vabbè, se poi mangio, voglio avere il gusto del pesce crudo, di qualcosa di buono, se lo congelo non sarà sto granché. Difatti ecco, perché ritorniamo a quello a cui ho cenato all'inizio, queste apparecchiature servono a superare questo ostacolo. Quando io dovrò consumare qualcosa di crudo per le mie preparazioni, che possono essere quelle orientali, sushi, sashimi, oppure anche delle preparazioni italiane, che possono essere delle marinature e così via, se questo pesce viene congelato con una macchina idonea, come un abbattitore di temperatura, questo che vedete, e portato in maniera rapidissima alla temperatura di meno 20, meno 40 gradi, nel momento in cui andrò a scongelarlo, per cui a rimangiarlo, ho un prodotto ancora perfettamente fresco. Per cui quando congelerò il mio filetto di spada, piuttosto che qualsiasi altro pesce, per poi mangiarlo a, come ho detto, con tutte le preparazioni che voglio, ma crudo, sarà ancora perfettamente integro, perfettamente gustoso. Questo vale per il pesce perché, tra virgolette, è indispensabile fare questo processo per poter mangiare un prodotto sano, ma vale poi per tantissimi altri alimenti, che può essere la carne, possono essere le verdure e qualsiasi altra cosa. A questo punto diventa facile capire come l'abbattitore diventa una macchina indispensabile per gestire il cuore, le mie scorte e la mia spesa. Nel momento in cui io avrò oggi
bello un po' alle vostre esperienze personali. Una minestra che viene fatta in tutte le case, se normalmente la mangia è la fase, buonissima, la lascio raffreddare normalmente sul fornello, la metto nel frigorifero, al limite posso conservarla il giorno dopo, se è inverno magari anche qualche giorno dopo, altrimenti devi subito andare a fare. L'abbattitore di temperatura cosa fa? Quando io ho cotto la mia minestra, per essere molto pratico, la metto immediatamente nell'abbattitore di temperatura, per cui mi andrà dagli 80, 90 gradi, 100 gradi, perché è ancora bolle, fino alla temperatura di frigorifero di 3-4 gradi in maniera molto rapida. In questo caso l'alimento tende a conservarsi molto più lungo. Perché? Perché ha raggiunto la temperatura fredda in maniera molto rapida. Nell'altro metodo, di quello di lasciarla raffreddare a temperatura ambiente e poi mettere in frigorifero, questo tempo di raffreddamento è così lungo che all'interno della mia miscela, diciamo il minestrone, si sviluppano batteri, si sviluppano delle, ci sono anche delle reazioni fisiche che fanno alterare il gusto e il sapore. Addirittura i batteri possono arrivare alla fermentazione. Se voi prendete un minestrone e lo lasciate a temperatura ambiente, dopo 2 giorni vedrete che ci sono, si sviluppano delle bolle all'interno. E non è stato aggiunto niente. No, alla vena, no, alla vena sta succedendo. I batteri sono nell'aria, le buche sono nell'aria, gli entri sono nell'aria. Per cui, nel momento in cui lo porto dalla vena, lo lascio all'aria, tutti questi batteri, le buche, gli lieviti, ritornano all'interno e creano questa alterazione, per cui cambia sapore, cambia odore e così via. Invece se appena tolto dal fuoco un alimento che è in questo caso quasi sterile, perché l'abbiamo cotto a alte temperature, 80, 90, 100 gradi, lo raffreddiamo immediatamente, rimane sterile, nel momento in cui lo andiamo a conservare avrà una conservabilità molto ma molto più lunga, per cui il nostro, visto sempre, minestrone durerà 3, 4, 5 giorni, 6 giorni e potrò consumarlo in maniera sicura anche dopo parecchio. Ed ecco che questo è un altro metodo per poter lavorare bene, cioè per poter conservare, per non poter, per sprecare. Oggi si parla molto anche di consumo etico. Una volta buttare via un po' di minestrone, buttare via quello che avanza, si faceva magari anche poco peso. Oggi parliamo di consumo etico anche perché innanzitutto non dobbiamo sprecare, perché questa qui ci ha portato a un concetto di non dover sprecare, di buttare, di dire buttare via soldi. Invece così, se ho un alimento che posso conservare più a lungo, per cui quando lo faccio per più giorni, lo conservo in sicurezza per più giorni e così sono sicuro di non sprecare mai niente, perché se non lo mangio oggi, lo posso mangiare domani o dopo, non lo consumo tutto. E alla stessa maniera, se ho delle eccedenze di scorte, ho il problema di proteine, di qualche altra verdura, la posso portare a bassa temperatura e conservarla a lungo, per conservare oltretutto un alimento sano e integro e costoso. Io vorrei lasciare la parola allo studio veterinario che oggi ci parlerà di pesce, ma non di mare. Poi dopo nel frattempo vedete che il nostro chef sta un po' giocando, mentre magari noi prendiamo di chiacchierare, ci farà vedere qualche scena, per vedere come ha fatto il pittore e fatto le cose. Grazie Andrea, grazie a tutti, grazie a tutti. Il lavoro complesso,
sempre con la preparazione che dovrebbe andare a pillare una sera da prima di notte, tra l'altro il prossimo mattina precedente, poi c'è tutta casa e questo mattina è quando sono partito per essere qua. E per dicevo che io capisco esattamente il prodotto della mesca, ma tu vedi anche le prodotte della corte. Mi hanno invitato qua a parlare un po' del prodotto che è la droga. Ecco, faccio un inciso, quanto sia importante la voce, sì, la voce settore ancora per questo paese, è una voce molto importante. Noi italiani siamo i primi per quanto concerne la vendita della droga e in special modo qua fino a mezzo giugno ci sono tantissime aziende che lavorano con la droga. La droga ha necessità di proprio esigenze su di vita, su un'acqua estremamente pulita, un'acqua estremamente ricca di ossigeno, se no l'allevamento è un prodotto nuovo, c'è un problema adeguato. Necessita proprio di questo parametro fondamentale, l'ossigeno disciolto nell'acqua e l'acqua da mettere e i prodotti sono molto tenuti di parametro fondamentale, è stato anche visto. La droga è un predatore, richiede acqua dolce, da solo. Il prodotto, un ottimo prodotto da agricoltura, a Milano arriva talmente tanto, arriva soprattutto da Trieste, dal Veneto, dal Trentino e sulla controlli che facciamo sono soprattutto la presenza di inquinamento degli impatti veramente ambientali, la distribuzione e soprattutto anche il sapone invece che il piatto. Questi sono i due controlli che facciamo e devo dire che i controlli che facciamo difficilmente troviamo delle cose, le troviamo ma molto raro. Se dovesse capitare di una positività ai IVA, o a produzione di batteri che scappano, le alerto, quando le abbiamo nel vedo che sono completamente a tempo. E tornando al prodotto, che ho sentito facendo un pochino di mano della passione che ho avuto per parlarmi della carne qua, cos'è che bisogna controllare qua? Questo prodotto che avete detto qua, stando a poco, è stato sotto poco, se io sono l'organo di controllo e vado a guardare in un ristorante e apro il frigorifero dal battitore o meno, cosa vado a guardare? In questo caso manca l'etichetta di quanto è stato abbattuto, manca le date di abbattimento, manca le date della ritracciabilità del prodotto, è fondamentale. Questo per sapere l'organo di controllo quanto prodotto è stato abbattuto, quanto verrà consumato. La vita commerciale di un prodotto sotto vuoto noi diamo dai 3 a 5 giorni, non c'è una legge, ma ci sono regolamenti comunitari molto restrittivi, regolamenti comunitari ma anche regolamenti nazionali, mi riferisco al pacchetto igiene 53, 52, 2073, 2074, che chiedono per proteggere il consumatore finale determinate realtà. Quindi io ho un controllo che vado a vedere, vado a fare un'ispezione all'interno dei ristoranti, se il prodotto è stato abbattuto ci deve essere una registrazione di quanto è stato abbattuto e di quanto questo prodotto di danno vita lo ha mangiato. Ecco, queste sono le cose che si devono andare a guardare. Ecco, assolutamente. La temperatura di abbattimento è fondamentale, come diceva Alberto Mellone, il dottor Fiore, perché non tanto per i prodotti d'acqua dolce che non sono impressionate problematiche dal punto di vista parassitario, dal punto di vista prettamente del pescato, il problema della disagio sono il problema di sanità pubblica. Allora, il mio consiglio è sempre, se andate al ristorante, chiedere se il prodotto è stato abbattuto per consumare un uomo crudo. La comunità ormai sta invadendo un po' il nostro paese, sapete che è una tradizione che viene dal Medio Oriente, dal Bardo, sul Cile, nel caso del Profetone, però sappiamo che c'è questo problema, che è la zoonosi, la risalda, e scambiamo ogni anno campo 5.000 casi di infestazione parassitaria. Però, diceva Alberto Mellone, questo parassita un po', a volte il prodotto, con le funzioni del carico, mentre ha fatto un po' il locale, il stomaco, l'intestino causando un certo sbattimento, non può dare stomaco, un po' dell'intestino. Non soltanto questo, ma anche le forme allergiche delle sacche, sono
Voi pensate di dover tagliare
vicinanza della battitore potente, nel senso è maggiore, il tempo si riduce. Se abbiamo un battitore che va per 35-40, le ore veramente diminuiscono, 15 ore bastano, ecco, aspetta, dipende da quale elettrico sono occupati dal battitore potente, la sede industriale, la ristorazione, il tempo si riduce proprio per venire incontro alle esigenze praticamente della ristorazione. Però, ripeto, l'importante è chiedere al ristoratore se ha mangiato il pesce, sì, risponde il pesce freddo, sì, ma è stato battuto, se vuole consumare, potete consumare il pesce crudo, la domanda è molto sempre se è stato abbattuto tecnicamente per la prevenzione della ristorazione. Grazie. Comunque, meno 20 per 24 ore alla temperatura media di meno 20 per 24 ore, perché l'abbattitore di temperatura lavora a temperature intorno a meno 35, meno 40 per ottenere questa microcristallizzazione e per ottenere il stato migliore. Però a meno 40 sarà nella parte esterna e nella parte interna arriverà dopo magari un'ora o due ore, a meno 20, meno 25, per cui in ogni caso è consigliabile tenerlo anche poco più di 24 ore per sicurezza. Nelle case, allora, come ho detto, magari non è possibile avere un abbattitore di temperatura, anche se noi come azienda Electrolux ci stiamo lavorando, e se si vuole fare una bonifica preventiva per consumare del pesce crudo, non avrete gli stessi risultati di qualità come quelli che potete ottenere da presso un ristoratore che lavora bene, però comunque avrete anche voi, potete consumare un pesce crudo con sicurezza anche a casa. Naturalmente non basta congelarlo per 24 ore, probabilmente nel vostro freezer, come detto all'inizio, siccome non è un congelatore rapido, deve stare molto a lungo per avere la massima sicurezza. Come diceva lo chef, un ristoratore lavora bene solo con le attrezzature Electrolux, sarebbe un po' troppo, però insomma, se qua c'è qualche ristoratore e non ancora un abbattitore, gli consiglierei di prendere un abbattitore Electrolux. Noi da anni li costruiamo, abbiamo delle macchine notevoli e sono performanti. Diffidate dei prodotti economici, perché se io vado da Roma a Milano con una Panda piuttosto che una Mercedes, da Roma a Milano ci arrivo, magari con una ci arrivo un po' più comoda, l'altra ci arrivo meno comoda e così via. Se io congelo un alimento con un abbattitore non idoneo, non raggiungerò mai nessun livello, cioè non raggiungerò mai quello che mi aspetto, di avere un prodotto sano, congelato in fretta, che nel momento in cui io andrò a ripresentarlo al mio cliente o andrò a riconsumarlo sarà buono, perché un cattivo battitore è come un freezer di casa, per cui non ce la farà mai arrivare alla giusta qualità. Per cui bisogna veramente diffidare di un'apparecchiatura di basso costo, perché per ottenere dei buoni risultati ci vogliono delle componentistiche costose, un motore potente, una ventola rapida, una macchina ben coibentata e così via. E poi la battitore deve essere una macchina singola, deve nascere per fare quel lavoro lì, non deve esserci delle cose che sono specie di abbattitori che poi fanno dei freezer che poi fanno qualcos'altro, la macchina deve essere dedicata solo a quel lavoro. La cosa bella dell'abbattitore di temperatura che in questi anni abbiamo sviluppato è che fa due funzioni, quella che vi ho detto all'inizio, di raffreddare il minestrone, per cui di fare una cosiddetta sanificazione, passatemi i termini, quasi pastorizzazione, perché quando cucino porta ad alta temperatura, per cui sterilizzo, raffreddo subito, il prodotto rimane sterile, per cui si conserva più a lungo, e questo, come ho detto all'inizio, vale per tutti i prodotti cotti, per tutti i prodotti freschi, e più la stessa macchina fare il congelamento rapido, per cui ecco che è un buon abbattitore, quando due funzioni, raffredda in maniera rapida e congela in maniera molto rapida. A questo punto, se volete giocare a casa o nel vostro ristorante, l'avvocato Cirillo vi spiegherà quali sono i passaggi sintetici per effettuare questo tipo di operazioni. Buongiorno. Ritornando sul pesce crudo, sulle preparazioni a base di pesce crudo, il ristoratore deve seguire determinati passaggi prima di procedere all'abbattimento. Innanzitutto
spiettare, affettare il pesce, controllarlo a vista se sono presenti delle larve di parassito, perché a volte sono anche visibili ad occhio nudo, dopodiché abbatterlo e quindi utilizzare l'apparecchiatura di cui parlava il dottor Belloni e procedere all'abbattimento a meno 20 gradi per 24 ore dei filetti già preparati. Questo procedimento serve per uccidere ed eliminare le eventuali larve non visibili ad occhio nudo al controllo visivo, che però si nascondono all'interno dei filetti e dei tancini di pesce. A seguito dell'abbattimento il pesce può essere preparato per tutte le preparazioni e servito ai clienti, senza alcun rischio per la salute. Chef sta tagliuzzando le nostre mele. Io a nome di Electrolux Professional posso invitare tutti i ristoratori che sono qua nella zona presso il nostro Innovation Center. Abbiamo una sala dimostrativa dove abbiamo delle esposizioni dove potete realmente anche provare di persona cos'è un abbattitore, come funziona. Basta solo prenotarvi e fare qualche telefonata. Se qualche privato guest volesse avere delle informazioni, diciamo che la Electrolux Professional gestisce normalmente una platea professionale, però dei gruppi di persone che possono essere sensibilizzate possono accreditarsi alla nostra sede, nel nostro laboratorio dove facciamo i test. So che adesso volete parlare di carne, perché ecco, noi finora abbiamo sempre parlato di carne, qui abbiamo un carpaccio, una trica. Allora, Germano Vincenzuto è il presidente del gruppo macellai della Confcommercio di Pordenone e in questa occasione ci fa degustare un carpaccio. Prima abbiamo visto con lui i vari tagli di carne, le specificità, le caratteristiche, e adesso prima di degustarlo ci informiamo bene a che cosa è successo, anche che cosa è preparato, perché saranno sicuramente felici visitatori di poterlo gustare. E prima, durante, vediamo meglio sulla carne, abbiamo parlato soprattutto, l'obiettivo nostro di macellaio è quello di far mangiare bene spendendo meglio, perché quando si parla di qualità la parola poco non deve essere assolutamente associata. Quindi quello che io ho cercato di proporvi per farvi capire cosa si può portare a bocca in maniera altrettanto professionale, non quanto come lo chef, ma avvicinarsi di molto, è un girello di bovina femmina che è stato lavorato a carpaccio. Come avete visto, vi ho potuto vedere, avevo fatto stendere su un foglio di carta, come potete dare dal vostro macellaio, delle fettine di girello, erano ben 12, leggermente salate, ma l'abbiamo fatto dopo, in questo caso vi abbiamo fatto una, è stato creato un piccolo strato di rucola che io ho sminuzzato col coltello per un semplice motivo: la rucola venda della parte un po' più rossetta di quel manico, se la mettete in foglia intera, poi quando andate a fare l'operazione che ho fatto voi, quella successiva, di arrotolare il carpaccio stesso, magari crea delle diversità all'interno del carpaccio stesso. Quindi tagliatela, sminuzzatela e coprite il tutto con un altrettanto foglio di prosciutto crudo. In questo caso naturalmente siamo nella nostra terra, la Sardegna, terra del prosciutto. Cosa abbiamo fatto? Lo chef poi vi parlerà dell'abbattimento. Abbiamo tagliato più finemente possibile. Questa è un'operazione che vi consiglio di fare prima, almeno un'ora prima di servire la vostra pietanza, di portarla in frigorifero in modo di farla freddare per poter tagliare per meglio la carne. Noi macellai e chef abbiamo dei coltelli affilati a casa come sempre, e allora questa operazione di raffreddare velocemente le carni ci permette di dare un risultato diverso. Sopra abbiamo solo messo un po' di olio di canna con un po' di rucola, quindi creato di emulsione, e ve lo serviamo così sul crostino di pane che è stato costruito. Basta, adesso lascio la parola al chef per spiegarvi quello che è l'abbattimento. Walter Cohen, il chef di Electrolux, ben conosciuto, molto in gamba, e lui ha trattato invece la trota, non solo. Però a proposito della trota volevo ringraziare gli allevatori di Follenico, Trota Blu e Fiorittica, che hanno fornito il prodotto. Anzi, se c'è qualcuno che vuole raccontare qualcosa sul prodotto, ben volentieri, siamo qui
come dire, facciamo filiera oltre che sistema. Allora, Walter Cohen è chef Electrolux. E non solo. Grazie. Per concludere il discorso sulle carni, chiaramente il discorso gastronomia macelleria è una delle problematiche, però applicata alla cucina potrebbe esserci la banchettistica. Io fra 7 giorni ho un banchetto con 1000 persone da servire, quindi molto probabilmente questo lavoro qui mi riesce un po' difficile farlo tutto al momento. Quello che potrei fare è addirittura anche impiattare già il prodotto e ovviamente trasportarlo anche rispettando la catena del freddo e dopodiché andare solamente ad impiattarlo, perché l'abbiamo impiattato in un piatto, potrei anche stoccarlo in maniera diversa e portarmi via 3000 fettine di questo cartaccio già preparato e al momento del servizio quindi posso prepararmi fondamentalmente 3 giorni prima. La differenza praticamente non esiste quasi tra il fresco e l'abbattuto in questa modalità. Ovviamente questo adesso ci vuole un po' di tempo perché si scongeli, però non avrò né calo perdita, cioè né perdita di calo peso, né perdita delle proprietà nutritive. Qui abbiamo della carne e quindi nello scongelamento perdo molto meno acqua, quindi anche molte meno proteine. Ma nel caso anche della rucola, che è stato preparato con la rucola dentro, vedrete, se aspetterete una mezz'oretta, che perderò anche molto poco il colore originale di questa verdura, okay? Per il trattamento. Qui abbiamo un altro esempio di una porzione diversa di tartare e quindi allo stesso modo posso utilizzare questa macchina per queste preparazioni mantenendo la massima freschezza del prodotto. Praticamente come io faccio un attimo un passo indietro perché prima mi pareva che girassero delle mele. Ecco, abbiamo qua uno dei titolari di Mela Quick che ha fornito gentilmente un prodotto molto interessante, un flash su quello che abbiamo costato. Allora, quello che abbiamo presentato qui, noi abbiamo una Mela Quick che è la prima mela intera confezionata sotto vuoto, pronta praticamente per essere uno snack per la disposizione delle scuole, tutti quanti vogliono dei distributori automatici. Abbiamo creato una spremuta di mela, un prodotto di succo di mela che però non subisce nessun tipo di pasteurizzazione a freddo, per cui mantiene inalterati i gusti, non ha nessun trattamento di pasteurizzazione a caldo, per cui mantiene inalterati i gusti, i sapori, le vitamine, i profumi della mela. In sostanza è una mela davvero. Il terzo prodotto è una mousse che abbiamo creato sempre con il sugo, essendo una base molto particolare, molto gustosa. Il sugo mettendo nella macchina, quella che fa normalmente le granite, inserito lì e viene fuori un prodotto molto particolare. Voglio solo specificare che il sugo subisce un trattamento ad altissima pressione, per cui va a 6000 atmosfere di pressione, che questo determina lo schiacciamento di tutte le molecole dei patogeni e che conferisce l'acido terapico con qualsiasi fuori da. Molto interessante, molto innovativo, un applauso direi per il signore delle mele, ma anche per gli chef, per coloro che hanno fornito, per chi ha fornito la trota, che non vedo se c'è nel pubblico. No, va bene, lo ringraziamo. La signora è un po' legata ad altri mercati, insieme abbiamo il piacere in silenzio e sommessamente di comunicare che abbiamo fra di noi il direttore generale di Sogeni, Mercati di Milano, il più importante mercato d'Europa, forse un tra i più importanti, senza fare i modesti, lo diciamo, tanto per ora la smettita non arriva. Allora, se gli chef sono pronti, ci danno le indicazioni sui tempi per la degustazione e a questo punto i relatori hanno qualcosa da aggiungere? Sì, il veterinario Sogeni, che sì, deve aggiungere qualcosa. Sì, no, volevo soltanto confermare l'importanza della prodicoltura italiana. Se pensate che ci sono 65.000 tonnellate annue di prodotto, e il 30% di questo prodotto viene dal Friuli Venezia Giulia. Comunque una voce importante per quanto riguarda il nostro
prodotto, il nostro prodotto italiano, abbiamo prodotto valido, sicuro, super controllato e soprattutto la tendenza ad andare sempre verso il biologico con determinati dettagli specifici, adesso mettiamo nel mente, però sicuramente chi si occupa di allevamento da quota mira vuole ad arrivare a certificazione di prodotto. Devo aggiungere e specificare questo. Certo, abbiamo parlato di, appunto, di conservazione, come gli alimenti si possono conservare meglio, come evitare gli sprechi e così via. Poi oggi l'abbattitore di temperatura viene utilizzato come tecnica nella bacchettistica per essere, tra virgolette, più pratici, più veloci, poter preparare le cose un attimo prima ma con una sicurezza migliore. Come ha detto lo chef, se devo preparare tante piccole tartare di carne, se devo preparare un migliaio, prepararle in giornata faccio molta fatica. Se le preparo invece in un laboratorio refrigerato, in condizioni fisiche ottimali, e invece di prepararle all'ultimo momento in una location, magari può essere una grande villa o una zona dove vengono fatti i convegni, dove non sono attrezzato, è meglio che questi prodotti vengano preparati in un laboratorio adeguato, abbattuti, portati appunto a bassa temperatura e poi andati a rigenerare al momento del servizio. Ecco che in questo caso l'abbattitore è stato utilizzato come tecnica, una tecnica di pratica ma anche di sicurezza e per avere un risultato migliore. Prego, dottore. Diciamo che se sei a Pordenone, siamo ad aprile quasi, dovreste comprarmi l'abbattitore perché quando arriveranno gli alpini dovete preparare un mare di prodotti pronti per la degustazione. Per giorni sarà un picco di domanda, sarà difficile soddisfare con i mezzi tradizionali. Scusate, dottor Fiore, non vi allarmate, il dottor Fiore si sta rivolgendo agli esercenti, non è che in tutte le case lì arrivano gli alpini e pretendono magari anche il carpaccio. Ovviamente era un pretesto veramente a venire in queste situazioni che probabilmente senza nulla togliere la sana cucina familiare, però per essere sicuri veramente e con capacità di scelta, ovviamente per questo la FIPE fa questi incontri di informazione o come diciamo per mestiere e per piacere, però diciamo il ristorante ben attrezzato è una sicurezza. Non è tanto dire cosa mangeremo mai al ristorante, il ristorante va scelto con oculatezza, preoccupiamoci magari un po' di più di cosa mangiamo a casa. Bene, vediamo il chef a che punto sono. Per chi si fosse avvicinato solo in questo momento, ricordiamo che siamo nell'area eventi FIPE Confcommercio di Pordenone, FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e questo è un incontro all'interno di un programma vasto per parlare e approfondire i temi riguardanti la corretta conservazione degli alimenti, diretta quindi sia agli esercenti che anche ai consumatori che devono essere ben informati prima di affrontare la scelta di un ristorante. Bene, la telecamera sta inquadrando la ruota. Se c'è qualcuno che rappresenta l'azienda della Trota, mi fa piacere poterlo brevemente intervistare. Ecco, infatti. Bene, allora, qualche domanda da parte del pubblico, qualche curiosità? Sì. No, serve il microfono perché stiamo registrando tutto. Volevo chiedere, visto che i vari corsi che ho fatto, dicevano che col calore sopra i 60 gradi si abbatteva tutti i batteri, si sterilizzava quasi 65 minimo, la buona parte. Ecco, con il freddo ho sempre capito che si rallentava. Oggi ho avuto una buona notizia che addirittura certi batteri muoiono. Solo quello oppure un po' tutto quanto? Pensavo col calore si sterilizzava e quindi col freddo mi è sempre capito che rallentavano. L'uno e l'altro a riguardo, sia la pastorizzazione di sterilizzazione che usiamo le alte temperature, si debella tutto. La pastorizzazione è stata una grande, diciamo così, scoperta tecnica di
segnale di sterilizzare i cibi. Per quanto riguarda il freddo, invece, solo negli ultimi 20 anni si parla di stoccarli, di prevenzione. Se ne pensi che tutto il prodotto alimentare vengono stoccati già nel frigorifero, perché questo? Per la conservazione, per eliminare e abbattere la maggior parte dei batteri derivanti, dei soffri al riguardo. Certo, se poi lo stoccaggio non viene fatto in una maniera corretta, il rischio di sviluppare una flora batterica pericolosa, magari per i pesticidi. Ecco perché la registrazione importante, le situazioni continue per essere accette, a meno 15, a meno 20, ma è un prodotto congelato, e noi pretendiamo veterinari all'interno dei mercati etici, all'interno della distribuzione, all'interno dei facenti, è fondamentale. La frullatura che diceva prima Germano serve per preparare il prodotto per essere più credibile, per essere consumato, per essere più buono, perché non ci accompagna che si frena in qualche modo la crescita batterica. Risposta sulla domanda. Un attimo, bravissimo, assolutamente. Però lei quindi ha un esercizio? Supermercato. Grazie. Altre domande, curiosità? Abbiamo parlato della bisacche, se cuociamo il pesce non c'è nessun problema, Quando il pesce se viene consumato cotto, il problema ad esempio che abbiamo parlato fino alla bisacchi non esiste. Abbiamo dato per scontato. Altre domande dal pubblico, curiosità? Allora io mi lancio un attimo, chiedo alla signora che vedo che stava provando, lei ha acquistato, le è piaciuto? Era buono. Ma sembrava fresco ovviamente. Lei si reca nei ristoranti, sceglie, chiede anche pesce crudo? Sì. Si fida? Sì. Forse da oggi ancora di più, perché abbiamo messo in campo tutte, come dire, le componenti di quella filiera che poi dovrebbero portare alla buona ristorazione. Tra l'altro di buona ristorazione parleremo nel prossimo appuntamento, presentando una guida che è destinata agli esercenti e professionisti della ristorazione, ma che un consumatore attento dovrebbe leggere anche per capire che l'impresa di ristorazione è qualcosa di complesso, non basta cucinare, mettere lì e servire, ma un insieme di fattori che una volta conosciuti e approfonditi per rendere l'esperienza del ristorante ancora più interessante. Alberto, sei libero, mai vorrei dirlo a nessuno. Sembrava fresco, è un concetto mal posto. Per dire che questo prodotto sembrava fresco è dire una cosa sbagliata, perché fondamentalmente è un prodotto fresco. Perché è un prodotto fresco? Perché da fresco è stato trattato e poi è stato conservato bene in maniera adeguata. Per cui se trattiamo degli alimenti, conserviamo degli alimenti a bassa temperatura per motivi pratici e tecnici, quelle che abbiamo detto della bisacca, di conservazione, l'alimento deve essere portato, congelato, surgelato in maniera molto rapida da fresco. Non deve essere congelato un alimento passato vecchio, perché a volte si fa questo errore. Quello che mi avanza lo congelo, no, quello che ho appena pescato lo congelo, quindi sono sicuro di ottenere un prodotto fresco nel momento in cui lo do a riconsumare dopo qualche giorno. Per cui diciamo sempre il prodotto è fresco, se è trattato fresco. Il prodotto vecchio, cioè se gelo un prodotto vecchio e voglio salvarlo dalla bisacchi oppure da qualsiasi batteria, ma lo congelo dopo qualche giorno, lo tratto dopo qualche giorno, è sempre un prodotto vecchio, per cui nel momento in cui andrò a riproporlo avrò un prodotto di seconda categoria e poi non avrò quella conservazione di cui si parlava. Se il prodotto fresco, una volta che è ritornato in temperatura, ho ancora 2-3 giorni per poterlo consumare in massima sicurezza, se questo prodotto, se la mia trotta aveva già una settimana di frigo a gelo,
poi la riporti in temperatura, capite che non avrò proprio un prodotto che sia il massimo della vita. Idem poi è una cosa in generale, lo si dice sempre, non ricongelare mai un prodotto che è stato gelo, proprio per questo motivo, perché se lo rigelo è un prodotto vecchio, per cui se voglio un prodotto fresco devo partire dal prodotto fresco sempre. Volevo aggiungere ancora due cose riguardo alla Rexalis. Dovete sapere che ci sono circa 300 specie di pesci che sono colpite da questa problematica sanitaria, questo verme, questo levatoio che colpisce tantissime specie di pesci. I parassiti adulti, questo parassita, vivono nei mammiferi marini, che sono umili fino a un metro. I parassiti adulti vivono nei mammiferi marini e emettono le uova che entrano nella catena alimentare, vengono consumate da piccoli crostacei, da piccoli pesci, a riguardo, entrando nella catena, giungono fino ai pesci che consumiamo noi. E l'uomo si infesta consumando questi pesci. Però non sviluppa il parassita adulto, che non lo metto. Soltanto, il ciclo si può chiudere soltanto quando i pesci vengono mangiati dai fini, dai corpicefoli o anche da uccelli marini. Il ciclo si può chiudere e si informa il parassita adulto. La cosa che mi preme dire, dopo concludiamo, è che l'operatore del settore alimentare che è preparato, educato, ha fatto corso di HCCP, sono seguito dai consulenti veterinari, tecnologi alimentari al riguardo, deve fare la registrazione del prodotto fatturato. Una cosa che volevo sottolineare riguardo, manca l'etichettatura qua, quando è stato abbattuto, la data di abbattimento, la data di fine abbattimento e la vita commerciale del prodotto, 3 o 5 giorni. Se l'organo di controllo non viene e manca la registrazione, io non so quando è stato abbattuto questo prodotto, non lo so, e va incontro a delle sanzioni. Inoltre, spesso fanno la prova al contrario della rintracciabilità a bordo, ovvero il prodotto che è stato abbattuto, vanno a recuperare la data di abbattimento e anche il DDT di accompagnamento della merce, per dire da dove viene questa merce, da dove viene questo prodotto, la rintracciabilità che è importantissimo sapere, perché diciamo, ci dà delle sicurezze da dove viene il prodotto. Questo è fondamentale, ecco perché pretendiamo la registrazione del prodotto abbattuto per essere consumato. Benissimo, grazie Valerio Ranieri, Sogemi di Milano, Alberto Belloni, Electrolux Professional, Marcello Fiore, direttore generale della FIPE Confcommercio, Caterina Rosa Cirillo, responsabile dei servizi legislativi della FIPE Confcommercio. Non posso non salutare Walter, lo chef Gohan, chef di Electrolux, e Germano Vincenzuto della sua azienda, nonché il presidente del gruppo dei macellai della Confcommercio Pordenone. E ricordatevi che c'è anche qui il succo di mela, il sorbetto, la mousse di sorbetto, mousse di mela, offerto da Mela Quick. La trota l'avete assaggiata, il carpaccio l'avete assaggiato, la mela pure. E facciamoci un applauso anche per l'incoraggiamento all'evento successivo, perché presenteremo la Bibbia della ristorazione.